Ragazzi del web, un salutone dalla voce e bentornati nell'Adventure Tech. Prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie con tutte le altre collaborazioni con il Multicore Network, di lasciare un like per sostenere me la serie e il canale, iscrivervi se non l'avete fatto, lasciami un commentino, mandami dei consigli su quella data quest'oggi. E in più vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo Telegram e al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Detto ciò, ragazzacci, quest'oggi abbiamo un ospite particolare. Salve! Buongiorno amici! Jack. Ah, che botta! Mi scusi! Ah no! I cani! Help! Addio cane. Come addio cane, perché? Perché è finito il cane nel crusher. Bravissimo! Ho ucciso un cane senza... Sono più forte di voi, non potete uccidere. Comunque non posso recuperare vita, non so cibo. Ha un pezzo di formaggio. Grazie! E sono anche nudo come un verme, come mamma mi ha fatto. Un attimo. Ok. Mi facci prendere del cibo, perché ce n'ho pochino pure io, quindi... Cioè, lei c'ha già le mille cose tranne il cibo. Venghi di sotto. What the hell? Okay. Troppo uguale. Sì, questo è il trofeo del Wither. Sono un Wither. Mo li sto farmando in maniera diversa. Siamo a quante? 48k di Nether. Salve, buongiorno. Lei chi è? Robetta. Roberto? Roberto! No, si chiama cartografo. Dove l'ho messo? Ah, ma lei ha la questione qui. Interessante. Ce l'abbiamo. Perché ha 2,4k di Wither Skeletron trofeo? Ma lasci fare dettagli, lasci fare. Ma è robetta questa. Bellissima. Ma anche io voglio un'incudine rosa. Cioè, ci devo fare le trappole con le incudini rosa. È bellissimo. Va bene, ok. Allora, cosa siamo qua a fare per oggi? Perché siamo qua allora, a senta. Io vi volevo fare l'armatura nuova e diciamo l'ho invitata per poi andare a testare l'armatura nuova, perché okay. Io solitamente mi faccio una nuova armatura e poi la vado a testare, quindi okay. Mi devo lanciare giù da un palazzo al posto suo per vedere se muoio. Sì, facciamo che lei è il mio crash testing. Ottimo, perfetto. Ci sbatta forte la testa e vede se si rompe. Ah, vabbè. Beh, l'armatura nuova che voglio fare si fa qui ed è quella del... non questa, no, questa no, questa nemmeno. Aspetta, wow. Facciamo fare così. High tech bank. Armor. La banca high tech. Quella del Wither che si fa con le Netherstar, robetta proprio... roba da poco, quindi ci serve Witherbone, Netherstar e Soul Sand. Cos'è? È questo. Dica. Sa che non lo so, cos'è quel robot? L'ho fatto qui sopra. Ah! C'era scritto che... la Decocraft fa oggetti decorativi. Lo porto a casa, posso? Sono oggetti abbastanza inutili ma decorativi. Lei intanto crafti che... Sì, sì, io prendo robe. Di vedere... Che materiali intanto utilizza per fare codesta armatura? A materiali che non ho, quindi un attimo che me ne vado a prendere, me ne procuro. Ah, okay, un secondino, abbia pazienza. Non si preoccupi, intanto vado a cazzeggiare per il suo villaggio. Perfetto. Sì, lei esplori, facci. Io esplorio. E intanto okay. Dico cose ficcanti. Sì, la Tinker! A me piace un sacco la Tinker. Mi piace proprio concettualmente. Cioè, lei l'ha fatta 16.000 volte, posso capire, ma a me piace un sacco la Tinker. No, a me piace un botto. Allora, per fare questa nuova armatura servono solamente delle Netherstar. Che cazzo vuoi che siano le Netherstar? No, vabbè. Si trovano per strada. Ah, una testa di Wither anche, sì, ok. Anche quella per strada ne Wither troverai 10.000. Sì, se no... Quante ne ho? Black Hole Tank. Un centinaio di K sole, quindi. Robetta. Ci abbiamo la pettorina, otto. Perfetto. Ci facciamo pure i gambali, ottimo, eccellente. Ma cosa c'è? E i piedini e siamo a posto. Aspetti che le richiudo la porta che poi fa freddo. Esatto. no, questa è l'armatura. Lei vuol fare una finaccia, signor Jack. Questo coso si chiamava Crusher, vero? Ha sì. Crashato un cane poco fa, vero? Esatto. Può crashare anche me, vero? Sicuramente cosa viene fuori se mi crasha?
Non lo so, sai. Sa che il cane non ha dato niente, quindi... Sembra che ha appiccicato su un'armatura normale delle Netherstar. È fighissimo visto da fuori. Facci vedere al pubblico che... Lasci fare. No? Ha il suo perché. Tra l'altro ho rigenerazione 2, infinita. Ah, già che c'era, vabbè. Sì. No, ma è estremamente divertente perché sembrano proprio degli sticker ignorantissimi, appiccicati male. Ora, vediamo un po' se ho del Dark Steel, sì, un paio di stacchini, perfetto, dei lapis, eccellente, e dei... non mi salti davanti, per favore, è fastidioso. Appunto, era il mio obiettivo. Dar fastidio al momento, 26k di energia, si sta limitando ancora, signor Nambu. Sì, no, lasci fare, sono un poveraccio in quel senso lì. Ancora, ci vuole tempo. Ok, allora facciamoci un po' di... che lei le ho fatto librotti incantati. A lei le ho visto fare delle cose che, mamma mia, Marcus Cron, levati, cioè proprio... Sì. Robe incredibili. Ok, allora abbiamo un protection. Cinnabar è... ok, ho trovato un altro obiettivo da fare qua nella sua serie. Cosa? Fare con questo materiale, che non so se si può fare un blocco, no? Il Cinnabar può, sì, può essere usato per qualcosa? Sì, ci si fanno i... è un blocco decorativo più che altro. Ma dal Cinnabar della Thermal Foundation però, Cinnabar, che cazzo è? Vabbè, comunque voglio non fare... Non lo so, comunque lasci fare. Voglio farci una struttura. Può farlo. Un bar. E... sì, va bene, chiamato ignorantate. Cinnabar. Okay. Allora, se non posso farlo di Cinnabar, semplicemente lo ricoprirò di item frame riempiti con tanto Cinnabar. Chiamato il bar Cinnabar, dove potrei entrare per una sola bevanda chiamata Cinnabar, che è semplicemente acqua. Vabbè, comunque, no, io mi sto guardando un po'. Si è scelto una zona ficcante. Ho visto una cupola di magia là. Aspetti che vado a vedere la cupola di magia. Aspetta. No, no, lei si crafti, io intanto faccio commenti, poi dopo lei potrà inserire tutte le stronzate che vuole sul fatto che io parlo a sproposito. Questa cupola di magia è bellissima. Non so a cosa serve. Cioè, ha tipo un sole... Come, scusa? Che si muove. Non conoscendo la moda non ho la minima idea. Cioè, quella... Sì, praticamente quello lì serve adesso per fare... Un attimo che la raggiungo. Sì, no, ma lei continua... ma lei è qui in mezzo! Salve, sì, sono sì. Fuori! Salve. Questa qui è una cosa per fare il... Aspetti che mi suicido un attimo. Non mi ricordo come si chiama. Porca, però ci sono andato vicino. I cubi di le compact machine. Ma non posso salire, io sono molto set. Venghi giù. No, io sono già giù. Dov'è? È in casa sua. Ok. Più giù ancora? Ora sono più giù ancora. Perfetto. Ma c'è un altro tizio qua, te chi sei? Mad Shed Junkie. Oh, porca puttana, cosa è successo? Non dovevo picciarlo. Ma quello serve per far diventare lei un androide. Vuole diventare un androide? No, per il momento no, sto bene col mio stomaco, con le mie parti umane. Perfetto. Sono molto contento di questo. Dai, finisca l'armatura che così... Sì, volevo fare i libri incantati, mi manca materiale, accidenta. Che lei arriva di... Ah, botta incredibile, cosa mi ha picchiato? Arriva di improvviso, arriva, mi distrae, mi fa le cose, cioè, dai. Cioè, perlomeno un protection 4 su un'armatura fammicelo mettere. Vabbè, minimo. Scusi, no, cioè, si sta a fare le poverate, mo. Io abbastanza, dato che sono anche morto da poco, tra l'altro ho perso praticamente tutto quello che avevo. Ma sì, mi è cresciuto un albero in bocca, va bene. È un problema registrare con me ne rendo conto. Sai, questa... vero che tutta questa parte non verrà tagliata minimamente. Bene, eccellente. Almeno 4 protection ce l'abbiamo. Andiamo qui, fai così, perfetto, metti questo. Il mending ce lo metto un'altra volta, eh? Ma vuoi che 4 scarafaggi in croce ti spacchino l'armatura su? No, dai. Ma assolutamente no. Ma ci mancherebbe anche quello. Cafaraggi, vale. Che sento suoni di teletrasporto, ma non so. Eccolo. Ok, sono pronto io.
C'è? Guardi, le passo un'armaturina. Questa, questo per... è il mio equipaggiamento. Affronterò gli scarafaggi con una spatola di legno e una bistecca. Yes! Abbiamo l'armatura in... Allora, dei guardiani? In che senso? Sì, guardiani, guardiani qui del mare. Voglio vedere come si crafta sta roba. Pronto. Ok. E la maiala! Ah no, aspetta, The Ultimate Helmet Ring. Ah no, è un'altra cosa, ok. Ok. Ma lei perlomeno una spada ce l'ha. Quella di legno va bene. c'ho questa di spada. Ascolti, abbia pazienza, no? Mica per fargli... La prima roba che mi viene in mente, vediamo un po'. Ma se le prova qualcosa... Quante cuore gli levo? Ah, che cazzo, cane di minchia. Fermi il suo cane che altrimenti muore. C'ho la sua armatura che fa male alla gente. Cane. No, come no, povero. Ma perché l'ha ucciso? Non serviva. È una cattiva per... Allora, vediamo un po' se li trovo. No. Una spatola. Altrimenti me la faccio con sti cosi qua. Qualcosa. Esiste una spada di Glowstone? Ne voglio una. Li faccio una spada da poveracci. Vada, va, tanto... È proprio da sfigati questa. Sì. È proprio la più brutta che ci aveva in inventario. Vabbè, nel dubbio io proverò ad utilizzare comunque anche quelle in legno, a vedere se mi uccidono prima loro o li ammazzo prima io col danno dell'armatura. Comunque siamo pronti a fare le cose per cui... Ma lei è invisibile? No. Ogni tanto. Ogni tanto. Le scappa. No, perché c'è questo qui che mi dà l'invisibilità. Ma lei ha una pistola. Sì, mi piace il suo pistolino. Sono pistole. Cosa... Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Che va bene, andiamo, che è meglio. Io mi posso teletrasportare con allo spawn. Sono già allo spawn. Sì, è allo spawn. Perfetto. Sono fuori dallo spawn. Dove sta? È fuori dal muro. Perché entri dentro. Aspetti che se stai poco distante feci una cagata, dovevo settarlo più vicino. Eccomi! Ok, perfetto. Ma lei vola, non vale. Sì, scusi. No, ci siamo? Non posso saltarli. Ok, sì. Intanto, siamo pronti? Ficcanza, è cambiato un po' dall'ultima volta. Siamo pronti ad entrare nella casa? Bruce. Bene. Megara. Direi di sì, possiamo andare. Pronti? C'ho il computer che è un po' impicciato. Ce la posso fare, eccomi. Certo che una scalinata figa per scendere da qua se la poteva fare. Vabbè che lei vola, quindi se ne sbatte un marone. Allora, però... ci devo ancora lavorare a questa dimensione. Abbia pazienza e abbia fede. Conti, gliela farei anche io. Tanto adesso la Warcraft praticamente... Se vuole, prego, facci pure. Mi metto a cazzeggiare un po' qua dentro. Va bene, allora... dobbiamo andare a cercare... Questa pianta io non l'ho mai vista. Che no, cacchio sono tutte piante nuove. Melone, qua. Che schifo al... scusi. Allora, qua ci abbiamo una dimensione che sono tutti insetti qua. Sì, non è aracnofobico, vero? No, non mi infastidisco. Perfetto. Al massimo li mangio. Cosa? Dettagli. È tipo Nether, sopra non c'è un piffero di niente. C'è sì, la bedrock qui sopra. Sì, il bedrock sopra e sotto. Fantastico, sì, sì. Qui ci si segano i wither quando ancora abbiamo... Cioè, quando sono povero ancora posso farci i wither là sopra. Esatto, qui c'è... Oddio, l'ho ma... però piano, mi scusi, che si è smontato una... ha fatto esplodere un albero davanti ai miei occhi, mi sono un attimo... Ok, che c'è di sotto? Cos'è questo, bambù? Niente, roba. Cos'è questo? Ah, coal. Sono curioso. C'è del coalazzo qua. Bello. Vabbè, andiamo a cercare le questioni perché noi siamo qui per... E niente, non allora, ho blocchi. Diciamo le robe... Aspetti che io veramente non c'ho blocchi. Sono un attimo imbarazzato. No, non è vero, c'ho 8 blocchi di birch. Tenghi. Aspetta, fatto. Sono salito. Ho buttato uno stack di legno. Preso. Andiamo a fare le cose. Troviamo le questioni. Sì. Cos'è che mi picchia? Non lo so. Ho sentito anch'io picchiare, ma... penso siano queste piante. Può darci. Sì, un qualche tipo di pianta, perché... Allora, dovremmo cercare, tanto per iniziare, un bioma fungoso. Allora, funghi. Aiaio, la maiala, ecco. Allora, ecco, vedi, qui ci sono degli insetti. Salve, lei... Cosa fa questo? Perché non mi vorrebbe saltare? Picchiare? Mi vorrebbe fare male. Oh, ci prova. Esplode. Vedo cose fa anch'io. Cose. Vengo anch'io a fare cose. Aspetti, salve lei. Che schifo che fa, per piacere. Okay. Non mi di
Però se siete duri a morire, che cacchio. E là sono... Chi? Do? Mi scuso. Allora. La zanzara, aspetti. Signora zanzara. A posto, non c'è più la zanzara. Lei sta tirando... Non so, perché secondo me c'è qualche... pianta strana che fa robe strane. C'è un ragno là dietro. Questo fa quanto schifo. è esploso. È imploso, sì. Buongiorno, ragno. Ma che cacchio, volevo almeno vederlo. Eh sì, c'è qualcosa che ci fa danno, ma non so che cos'è. Water breathing, glow. Perché? Brillo, per caso. No. Ok, è sparita la glowing. Allora, dobbiamo trovare i funghi, mi ha detto. Mino, prego. Chiamata verso Mino, dacci una mano. Niente, sto osservando le cose che posso fare in codesto bioma. Qui ci sono ragni, cose, robe. Ah, e dopo tutte le sberle che ho preso, comunque la sua armatura vecchia e puzzona mi hanno fatto solo 2 cuori di danno in totale. Vabbè, lei cerca, vado in giro e cerco. Io mi metto siamo tornati indietro in tutto ciò, però va bene. Come siamo tornati indietro? Sì. Ah, il mio senso dell'orientamento è così buono. Bene, mi ricordavo. Ottimo, peggio. Eccellente. Dai, dove siete funghi? Facciamo presto. Sì, comunque sta dimensione da venirci senza armatura è fastidiosa. No, è abbastanza fastidiosa e pericolosa. Questo Thread Gem. Ho sentito dei rumori particolari. Ringo Starr? Ringo Starr? Che è Ringo Starr? Non lo so. È Lore. Penso sia Lore perché è l'unico altro che c'è. No, perché lei torna? Ah, abbiamo trovato la questione? Non lo so, però c'è un coso a forma di membro qui. C'è un pisellone. C'è un pisellone, volevo renderlo partecipe del pisellone, va bene. Sì. Mi piace condividere il pisellone. Poi... Scusi, ma non posso... Però è un binuomo nuovo. ci sono locuste più robe grosse. C'è una locusta più grossa di quelle che abbiamo visto fino adesso. Esatto. Locuste grosse, venite a me. Cos'è anche questi? Hanno una forma particolare. Li metterò a casa mia. Sono dei ragnoni giganti. I funghi ci sono. Questo bioma con i funghi, perché ci sono i funghi. Fungal Forest, esatto. Ci sono degli omini funghi, guarda che carini. Sì, qui dovremmo trovare il primo boss. Smettetela però di darmi. Madonna, quanto in alto vado però. Aia. Grosso sto coso. Aia. È importante. Che cazzo è questo? Madonna, però. Sembra, ma guardi che. Lasci fare. Cioè... Sono tosti, ragazzi. Questi menano. Mica per finta. No, cioè, la dimensione sembra. No, niente. Però. Porca vacca, se menano. Funghi blu. Mino. Sto robo. Non lo so cosa. Ah, uno zombie Ant Soldier. Ce n'è un altro. Ciao, Zombie Ant Soldier. Posso ucciderla? Quante belle sberle ci metto? Cosa c'è qua dentro? Zombie Ant. Interessante. C'è sassi. Al momento, sassi. Sassi? Altri sassi? Più sassi. C'è di un prima. Funghetto. Niente. È un fusto. Yeah! Era il dungeon questo. Va bene, andiamo a cercare il dungeon allora. Allora, ma questo boss non dovrebbe avere un dungeon. Dovrebbe stare qua in giro. Ah, beh, magari l'abbiamo già segato e non lo sappiamo. No, c'è proprio la barra. Ah, quando vediamo la barra... Qua ci sono degli altri funghi strambi. Vabbè, quando vediamo la barra sappiamo che siamo arrivati. Esatto. E qua c'è un tronco ribaltato. Bellissimo, io ci farei una casa. Cioè, a parte il fatto che qualsiasi cosa si muova qui dentro cerca di ucciderti. Sì, no, lascia fare. Prima eccolo, di l'ho trovato. Dove sei? Mi vedi sulla minimappa? Sì, aspetti che mi devo girare, sto andando dalla parte sbagliata. Arrivo. Vengo. Cioè, non in quel senso brutto, arrivo. Eccoti, ti vedo. Perché è brutto? Sei... Vabbè, venghi. Eccomi, sono sotto di lei, più o meno. è quel coso là. Non lo vedi? Quel coso lì bianco è brutto. Signorina formica, non rompa... Le scatole per... Vedi, è dura. Tirare giù sono dure. A parte per lei che andiamo a picchiarlo. A sto punto direi. Signor Fungo, siamo qui a pettinare boss. Le bambole, mi scusi. Il primo boss. Salve! A 100 cuori sto coso. Ah! Vabbè, hanno dato... no, sono caduto in un buco! Ma come un buco? Vieni qua, si facci... Mi scusi, ma con lei non c'è... Che mi ha dato?
a mushroom hide. Ci faccio qualcosa con queste cose? Io ho trovato un coso che ti può fare della carne marcia se ne usi 4, quindi penso che le butterò. Ci faccio la testa di quel robo lì. Ci faccio. Lei ha dietro un pezzo di ossidiana e 4 pezzi di vetro, perché io posso fare un ant taming amuleto. Un amuleto per tamare quelle formicazze incredibili che abbiamo visto. Penso si possa cavalcare. Penso di sì, però non sono out of range. Non mi posso dare le robe tra le dimensioni. Aspetti. Dai. Eccolo. C'è un altro. De che? Salve! Picchiamone un altro, già che siamo qui. Già che siamo qua, venghi. Buongiorno. Cosa fa? Ma no, stia, faccia il bravo. No, non si agiti. Non si inalberi, Mushroom ide. Mushroom elm. C'è un altro là di dietro. Ma spuntano come funghi sti cosi. È pieno. Salve, a posto. Sì, ma non schiccheri troppo lei che poi si stanca. Ok, cos'è? Vabbè. Questo è un fungo, a posto. Questa è una formica. Mi dica. Allora, direi che ormai il primo boss abbiamo visto che è una cacchina incredibile. Sì. E quindi questo è un tronco bello. Piace, ci voglio fare la mia casa e questo è. Ora può dirsi di casa. Ok, perfetto. È bello. Ragazzacci, ci vediamo sul canale di Jack per il continuo. Esatto, venite a trovarmi perché sul mio canale, Aniket JLL, che il nome è fuorviante, ma faremo il secondo episodio dove batteremo altri boss sempre qui dentro. Sì, ci abbiamo la tarantula e poi ci aspetta un Mega Dungeon, quello potrebbe essere interessante. Quello tosto, poi c'è quello tosto. Sì. Bene ragazzi. Detto ciò, ragazzacci, se vi è piaciuto il video, vi invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video e quanti vostri sono di questo lato. Trovate le nostre descrizioni. Se avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dalla bacio e da Jack, un saluto e un abbraccio. Alla prossima, gente. Ciao, ciao.